Benvenuti all'evento Dog Father, dedicato a tutti coloro che hanno due, ma soprattutto quattro zampe. Seguitemi! Harry e Stefano hanno creato il marchio Elmo, che crea questi gioielli da polso, adattabili anche agli esseri umani, come potete notare, e questi collarini da collo, ovviamente. Riadattati per bipedi, riadattati ovviamente anche per i padroncini oppure per gli esseri umani. Com'è nata l'idea di questo marchio? Ma l'idea del marchio è nata sostanzialmente da una sua passione, chiaramente, che ha nei confronti appunto degli animali, e la volontà appunto di voler realizzare qualcosa di prezioso per loro. Come avete mixato la cultura europea occidentale con quella orientale per creare questi oggetti? Quindi il mix è arrivato anche dal fatto di usare alcuni tipi di decori che sono prettamente diciamo di origine giapponese, tanto è vero che alcuni materiali vengono importati dal Giappone. Comunque Harry è la designer, l'artista, sì. E tu mixi la tua creatività con quella di Harry. È il supporto occidentale, supporto al progetto di Harry, assolutamente sì. Grazie. Assolutamente sì. Grazie. Ciao. Massimiliano Morengo, tu sei l'ideatore del progetto del marchio Dog Father. Qual è la mission di Dog Father? Fondamentalmente è un progetto di aggregazione di aziende che hanno come obiettivo nella vita quello di coccolare il cane attraverso diverse sollecitazioni. In questo evento specifico ci sono aziende che producono degli elementi di design molto particolari, pensate naturalmente non solo per il cane ma anche per l'essere umano. Diverse aziende che hanno esplorato in maniera diversa il mondo dell'abbigliamento e il mondo degli accessori, cercando sì di vestire il cane ma di farlo anche in modo buffo o simpatico. Poi a me piace molto un discorso legato all'arte, quindi fotografi, pittori, scultori che interpretano e vivono il mondo del cane e lo esprimono in maniera spesso ibrida. Un esempio sono le grosse fotografie che vedete esposte in questo spazio, un mashup tra il volto dell'umano e quello del cane che producono assieme un'unica identità. Grazie Massimiliano, allora benvenuti con Dog Father nel fantastico mondo a quattro zampe più due. Yuko, com'è nata l'idea di Pinoir, il tuo marchio moda? Così, per caso ho avuto occasione di prendere lui. L'hai adottato? Esatto. E allora, dopodiché ho fatto vestire lui e poi mi sono così appassionata. E allora ho pensato di creare una linea di abbigliamento per cani. Per me è molto importante anche la vestibilità, quindi faccio su misura tutto. Certo, perché si deve adottare alle varie forme, esatto, di cane. Esatto. Ovviamente se il cane è un po' cicciotto. Esatto, sì, 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 vero? Sì. L'importante è che la forma e poi comodità, quindi vorrei fare su misura per adesso. Ti ringrazio. Grazie. E Pino saluta. Saluta Pino.